Ciao da Amedeo! La lotta per la supremazia fra le CPU si è fatta sempre più agguerrita con due contendenti principali, AMD e Intel, che si stanno dando battaglia facendo uscire prodotti sempre più validi e sempre più equivalenti. I consumatori e le consumatrici più esigenti sono senza dubbio i giocatori e le giocatrici, alla ricerca della CPU perfetta che deve rivelarsi un investimento resistente allo scorrere del tempo per quanto possibile. E Intel ci propone una piccola perla della sua serie i5. Sto parlando dell'11500, un processore sviluppato su architettura a 14 nanometri con 6 core e 12 thread. Con una frequenza di 3 GHz di base e un turbo boost massimo di 4,3 GHz, il nostro 11500 si rivela un processore estremamente versatile e adatto a molti tipi di task differenti, dalle operazioni di lavoro al gaming più sfrenato. Il nostro piccolo i5 è anche dotato di scheda grafica integrata, la Intel Iris Xe 32, sicuramente modesta ma adatta invece a chi vuole costruire un PC orientato ai lavori di ufficio, senza voler investire in una dispendiosa GPU, il che di questi tempi è un gran vantaggio. Con questo processore Intel ha fatto un gran lavoro, pensate che a livello prestazionale il nuovo i5 11500 riesce a superare il suo predecessore, l'Intel 10500, del 35%, almeno stando ai dati presenti su Geekbench. A livello multicore il nostro 11500 è un piccolo mostro, riesce a destreggiarsi fra video editing e tabelle Excel complesse con una facilità disarmante. Per non parlare del gaming, l'11500 è nato per giocare e riuscirà a darvi prestazioni pazzesche con qualunque gioco, anche gli ultimi usciti come Cyberpunk 2077, Death Stranding e Days Gone. Il suo prezzo, che si aggira al momento intorno ai 200 euro, è estremamente competitivo. Per riuscire a trovare un processore che riesca a superare prestazionalmente il nostro 11500 dovete spendere quasi il doppio per un Ryzen 5800X. E non è neanche detto che la controparte AMD riesca sempre a fare meglio del nostro 11500. Pazzesco, vero? Un solo suggerimento: non fidatevi del dissipatore stock presente e acquistate una soluzione termica a parte, perché questo piccoletto scalda davvero tanto e necessita di una buona soluzione dissipante. Beh, è tutto. Il Core 11500 lo trovate su BPM Power nel link qui in basso. Supportate il nostro lavoro iscrivendovi al canale e lasciando un bel mi piace al video se lo avete gradito. Se invece possedete questa GPU, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, vi aspetto. Ciao e alla prossima!